Eccoci qui, è proprio per quello che ho ritenuto opportuno chiamare un appuntamento settimanale. È certamente una cosa molto semplice, ma per me molto significativa. Per il fatto è che grazie a questo appuntamento noi sacerdoti siamo qui a dirvi che ci siamo, siamo qui a dirvi che vi siamo vicini, che siamo con voi, che preghiamo con voi e per voi, che soffriamo insieme con voi, soprattutto con le famiglie che sono state colpite da questo virus o peggio ancora. Sono state colpite dalla morte. Partecipiamo intensamente di questo dolore. Nello stesso tempo è il momento in cui noi sacerdoti vi diciamo che davvero ci mancate, che anche noi ci sentiamo più soli e che desideriamo ardentemente poter riprendere a pregare, a celebrare insieme con voi, ma anche con la vostra presenza fisica, poter anche accompagnare i nostri morti abbracciando i parenti, i genitori, i figli, i familiari, anziché limitarci, come sta avvenendo adesso, con il semplice gesto della mano tanto lontano. Il nostro appuntamento vuole essere però anche un piccolo messaggio di speranza, quella speranza che per noi nasce, certo non dalle parole umane, neanche di un prete, ma dalla parola di Dio, dal Vangelo di Gesù. È l'unica parola sicura, e certamente quella è che sta a fondamento della nostra speranza. E proprio per questo ecco che desidero mandarvi questa parola di conforto, di speranza, di consolazione, facendo riferimento al testo del Vangelo della quarta domenica di Quaresima. Racconta il miracolo della guarigione del cieco nato. Per certi versi, quello che per noi, almeno quello che per me, è risultato molto significativo, sta proprio all'inizio di questo racconto. Per il fatto che il testo dice: Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato? Ha peccato lui o i suoi genitori? Perché sia nato cieco. Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Questa risposta di Gesù la percepisco molto significativa, soprattutto molto attuale. Perché in questi giorni ci sono stati alcuni che mi hanno chiesto esplicitamente: non siamo di fronte forse a un castigo, a una punizione di Dio? Attraverso questa epidemia il Signore non ci sta castigando per le nostre colpe, per i nostri peccati, per esserci allontanati? Quasi che appunto la malattia, in questo caso addirittura l'epidemia, sia la punizione di Dio per i nostri peccati. La risposta di Gesù è molto chiara: né lui ha peccato, né i suoi genitori. Esplicitamente quindi Gesù dice: la malattia non è una punizione a causa dei nostri peccati. Anche questa epidemia
dobbiamo dirlo esplicitamente, non è una punizione per i nostri peccati. Nello stesso tempo però Gesù dice anche un'altra cosa che mi pare anch'essa molto significativa, è perché in Lui siano manifestate le opere di Dio. In altri termini, Gesù ci dice è che la malattia, la cecità di quell'uomo, ecco che in realtà solo il luogo all'interno del quale e attraverso il quale, ecco che Dio manifesta le sue opere, le sue meraviglie, le meraviglie del suo amore. Si potrebbe dire che quella malattia, così come la nostra epidemia, grazie alla bontà di Dio, diventa il luogo dove Lui si fa presente e attraverso addirittura questo che è un male, ecco che Egli manifesta la grandezza delle sue opere. In altri contesti si dice manifesta la sua gloria, che vuol dire il suo amore. È meraviglioso. Questo Dio è che si inserisce anche nel nostro male e sa trarre dal male qualcosa di grande. Aspettiamoci quindi è che da questo male Dio saprà trarre opere grandi, saprà trarre quindi una vita più intensa, un rinnovo della nostra vita, un inizio più bello, più significativo della nostra storia. Facciamo fatica a vedere tutto questo. In questo momento facciamo fatica a vedere un Dio all'opera, proprio per la nostra liberazione e per una vita diversa. E perché ci mancano gli occhi della fede, perché anche noi siamo un po' ciechi, sono questo cieco. In questo momento chiediamo a Gesù di liberarci da questo male, dall'epidemia, ma di liberarci anche dalla cecità, perché possiamo con gli occhi della fede vederlo all'opera e rendergli grazie. Coraggio quindi e buona settimana.